Voilà, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, benvenuti in un nuovo video, benvenuti nel primo episodio di quello che sarà un gioco a premi, come avrete già letto dal titolo, e in particolare un gioco a premi, ma chiaramente a tema videoludico. Il nome del gioco è Salva il Bottino Video Games Edition, e adesso vi vado a spiegare le regole che poi vi lascerò anche qua in descrizione in un file apposito. Innanzitutto vi dico che potrete vincere dei premi veri e quindi state attenti alle regole. La prima regola da dire fin da subito è che non giocate con soldi veri, ma giocherete semplicemente dei crediti, quindi non c'è possibilità di perdere, ma solo di vincere, e questo deve essere ben chiaro, non è un gioco d'azzardo questo. Come funziona il nostro gioco? Io vi andrò a proporre delle giocate e in particolare vi chiederò che voto prenderà questo determinato videogioco. Prenderà un over un determinato voto oppure un under? Adesso andiamo a fare un esempio più preciso. Il voto che andrà preso in considerazione chiaramente sarà quello di Metacritic, quindi il Critic Score. Avrete a disposizione 5.000 Litto Coins che potrete autonomamente decidere come schierare tra l'over e l'under. Potrete quindi decidere di mettere tutti e 5.000 i crediti, se siete sicuri, sull'over o sull'under, oppure dividerli a metà, oppure dividerli in maniera non equa, quindi 3.000 e 2.000, 1.500 e 3.500, insomma, come meglio credete. Mi dovrete scrivere in un commento esattamente quanti crediti mettete nell'over e quanti nell'under, e dovrete farlo almeno 10 giorni prima dell'uscita del gioco ufficiale, in modo tale che siamo sicuri che non siano uscite già le recensioni e quindi i voti da parte della critica. Mi raccomando, non modificate il commento perché questo invalida la vostra scommessa, quindi se sbagliate cancellate il commento e riscrivetelo. Proprio per permettervi di votare, di scommettere, anche se non è poi, diciamo, il termine corretto, in tempo, quindi entro 10 giorni prima dall'uscita del videogioco, io pubblicherò il video in cui vi dirò qual è il videogioco da votare almeno 15 giorni prima, 17 giorni prima dell'uscita. Andiamo a fare però un esempio concreto di come si vota o come si scommette. Se per esempio io vi chiedessi se Avatar Frontiers of Pandora prenderebbe over 75,5 o under 75,5, voi dovreste votare appunto tra l'over e tra l'under. Andiamo a fare il caso concreto. Il voto Metacritic che sarà preso sarà il più alto tra quello delle varie piattaforme, quindi se un videogioco è multipiattaforma, chiaramente verrà preso il voto più alto. In questo caso, nel caso di Avatar, come potete vedere, il voto più alto tra le varie piattaforme è il 75 preso su Xbox Series X, che quindi sarebbe stato il voto considerato. Chiaramente in questo caso sarebbe stato un under, perché 75 è considerato under rispetto al 75,5. Quindi per chi non è avvezzo con l'over e con l'under, diciamo che tutto ciò che è 76 in su è over, tutto ciò che è dal 75 in giù è under. Chiaramente questo è solo un esempio. In altri casi, in base al videogioco, potrei chiedervi se prenderà over 83,5, over 88,5. Insomma, considerate sempre che il voto più alto è over, il voto stesso, quindi uguale o minore, invece è under. Vi andrò a dare i risultati della domanda nel video successivo, in cui poi vi chiedo la domanda successiva. Vi andrò a dare i risultati dell'over o dell'under, quindi qual è il risultato ufficiale, dicendovi anche con quanti crediti siete rimasti in base alla vostra scommessa precedente, così da sapere voi quanti ne potete nuovamente investire nella nuova domanda. Quindi, per farvi un esempio, se nella prima domanda avete investito 3.000 e 2.000 e l'esito della giocata è quella dove avete messo 2.000, nella seconda domanda potrete ripuntare questi 2.000 dividendoli a loro volta come meglio credete, tutti e 2.000 su una risposta, oppure 1.000 e 1.000 o 1.500 e 500, insomma come meglio credete. Passiamo a casi particolari. Cosa succede se un videogioco viene rimandato? Nel caso in cui un videogioco viene annullato, viene rimandato, viene annullata anche la giocata e quindi semplicemente si passa al mese successivo. Secondo caso particolare, cosa succede se qualcuno vuole iniziare in corso? Quindi non ha iniziato dalla prima giocata. In questo caso avrà la metà, quindi dividerà il proprio bottino tante volte quante sono le domande che ha saltato. Se per esempio entra alla seconda domanda, avrà 2.500, se entra alla terza avrà 1.250 e così via. E questo succede anche se si salta una domanda non alla prima, ma in corso. Quindi se qualcuno risponde alla prima e alla terza domanda, in ogni caso dovrà
dividere il suo bottino alla terza domanda a metà. In quel caso, chiaramente, rispetto a ciò che gli era rimasto dopo la prima. Se dopo la prima gli erano rimasti 3.000, dividerà 1.500 con cui parteciperà poi alla terza domanda. Passiamo però alla parte succosa, quella che vi interessa, i premi di fine gioco. Ci saranno premi per i primi tre classificati, che saranno dei buoni regalo, chiaramente. Non sono dei buoni regalo precisi per delle piattaforme precisi, perché saranno concordati insieme ai vincitori. È inutile che vi dico il primo premio è un buono Steam, se poi chi vince il primo premio gioca su PlayStation, sarebbe inutile. Quindi sono dei buoni regalo, poi andranno concordati con i vincitori, ma sono per i primi tre classificati in base ai crediti residui al termine. Cosa succede se non arrivano tre persone al termine, perché magari tutti vanno a zero? In quel caso i premi vanno ridivisi tra coloro che sono comunque riusciti ad arrivare, anche se sono due o anche se uno solo, che si beccherà la parte che spettava anche originariamente al secondo e al terzo. Se ci sono dei pari merito, invece i premi andranno ridivisi tra più persone e quindi singolarmente saranno minori, un po' come succede col Super Enalotto, che se vincono più di una persona allora va diviso il premio tra di essi. Chiaramente considerate che verranno ridivisi in modo proporzionale rispetto al posizionamento. Chiaramente a risentire di un eventuale pari merito saranno maggiormente i secondi e i terzi rispetto ai primi. Veniamo però, ragazzi, alla prima domanda. Ci siamo, questo è il regolamento, se non sono stato chiaro chiedetemi nei commenti assolutamente. In ogni caso trovate le regole, magari scritte meglio, qua sotto, come vi dicevo, in descrizione. Veniamo però al videogioco che vi propongo per questa prima giocata. Il videogioco in questione è Skull and Bones, che uscirà il 16 febbraio, quindi dovete dare la vostra votazione, la vostra scommessa entro il 6. E il Metacritic che vi vado a proporre io è 75,5. Quindi se voi pensate che prenderà dal 76 in su, dovrete puntare maggiormente, insomma, o tutto, come volete voi, sull'over. Se pensate che prenderà da 75 in giù, sull'under. Fate la vostra giocata. Brevemente, Skull and Bones, videogioco Ubisoft, che il cui sviluppo va avanti veramente da tantissimi anni, rimandato più volte, ricominciato il progetto più volte e probabilmente sta andando sempre peggio. È uscita di recente una closed beta che ho giocato sul canale, di cui ho parlato sul canale, non mi ha convinto per nulla. Però è sempre un videogioco Ubisoft, un progetto importante che a questo punto non si sa se effettivamente uscirà, per questo vi ho parlato del possibile rinvio, perché proprio per Skull and Bones è più che mai realistica come possibilità, ma nel caso in cui dovesse uscire, finalmente Ubisoft si libererà di un progetto diventato parecchio pesante, ispirato a Black Flag, che è stato un grande successo commerciale e di critica. Questo Skull and Bones invece sembra avere tutte le potenzialità per essere un grosso fallimento. Quindi ho preso un range, quello di 75,5, abbastanza basso per un videogioco AAA come Skull and Bones di Ubisoft, che però, essendo un possibile fallimento, potrebbe avere una soglia al di sotto di questo range. Fatemi sapere, appunto, cosa decidete di votare. Questa quindi è la prima domanda, ragazzi, Skull and Bones 75,5 di Metacritic. Mi raccomando, fate la vostra giocata. Vi dico anche che questo è un esperimento che andrà avanti per 3 mesi, quindi con 3 domande diverse, perché appunto voglio vedere qual è la vostra partecipazione. Nel caso in cui ci sarà partecipazione, questo gioco andrà avanti e magari verrà allungato, nel senso faremo un gioco che va avanti su 6 mesi oppure su un anno, che è la cosa che mi piacerebbe maggiormente fare. Questo è un semplice esperimento breve di 3 mesi per capire se siete interessati e se vi diverte questo gioco, che secondo me è anche carino. Mi raccomando, entro il 6 febbraio scrivete il commento con la vostra giocata. Io come sempre invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, per supportare questo gioco e tutti i miei contenuti. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti, ragazzi. Ciao!